La gara contro la Juventus ci ha dato la possibilità di andare alla scoperta del porto di Sergio Conceição. Nonostante arrivi da anni altalenanti, i dragoni hanno mantenuto una grande impronta basata sulla qualità del gioco. Il tecnico portoghese ha a disposizione molti talenti, alcuni noti e altri invece sconosciuti. Il primo è Mehdi Taremi, arriva dall'Iran e ha portato il Rio Ave in Europa League prima di accasarsi al Porto. Il gol contro la Juventus è il 15° della sua stagione, tra campionato e coppe varie. Chi spicca però tra tutti è Otavio, esterno e trequartista classe 95, in scadenza di contratto. Il brasiliano è già nel mirino di molte squadre, tra le quali anche alcune italiane. È uno dei protetti di Conceição, che vorrebbe per lui il rinnovo con il Porto. Poi c'è il colombiano Luis Diaz, 24 anni. Laterale elettrico capace di strappi impressionanti, con i quali prende l'avversario tra le linee andando alla ricerca dell'ultimo passaggio con estrema facilità. Infine troviamo Zaidou Sanusi. Arrivato per 4 milioni la scorsa estate, ha sulla coscienza un quasi rigore nei minuti di recupero del match contro la Juventus, ma le qualità a sinistra del nigeriano le abbiamo viste in pochi altri quest'anno. Imbottita di talento e ben organizzata, il Porto ha dimostrato nella gara contro la Juventus di essere un'avversaria credibile per i bianconeri. In vista della gara di ritorno e con tutta una stagione da portare a termine, gli occhi dovranno essere puntati anche su altri giovani talenti: Diogo Leite, Romario Barò e il terzino destro Manafà. Sul nostro sito l'articolo completo che racconta dell'estrema qualità che Conceição sta sviluppando al Dragão.